Buongiorno a tutti, primo video di questa playlist che ha l'obiettivo di parlare del contratto sociale. Primo video deve introdurre alla fin fine il primo blocco dei firmatari, dei sottoscrittori di questo patto sociale e sono nient'altro che i giocatori. Video che andrà quindi a parlare delle tipologie di giocatori che possiamo avere al nostro tavolo. Argomento trattato più e più e più e più volte in modi anche molto diversi tra loro. E che io vedrò di trattare in un mio modo personale. Qualche premessa che dovrò lottare con me stesso per tenerle il più breve possibile, altrimenti di solo premesse potrei divagare per più di 5 minuti. La lista ovviamente non è da considerarsi esaustiva. Noi come esseri umani, nella nostra varietà di intenti e passioni, siamo qualcosa che sfugge intrinsecamente alla catalogazione rigida. Dunque, il fatto che io presenterò quattro profili non vuol dire che questi coprano tutto quanto lo scibile, anzi, sono semplicemente delle caricature, perché di questo andiamo a parlare, di cose che tutto sommato magari tutti noi possiamo ritrovare in noi stessi in proporzioni diverse. Il punto è che tutti noi siamo un misto a volte incoerente di passioni e di interessi, quello che invece andrò a presentare sono quattro profili compatti e coerenti, che quindi vanno presi come degli estremi non reali, non realizzabili, ma che magari ci possono dare qualche stampo su alcuni aspetti della nostra attitudine al tavolo. Quindi andiamo ad iniziare questo dicendo che mi terrò ben alla larga da catalogazioni vecchie, famose come il GSN oppure altre listone infinite. Ho riassunto, ho asciugato questa lista a quattro profili. Quattro profili che si distinguono fondamentalmente a riguardo dell'atteggiamento di cosa vogliamo e qual è il nostro strumento per ottenerlo. Quindi iniziamo dal punto primo in cui abbiamo il profilo che ho chiamato la prima donna. La prima donna cosa vuole? La prima donna vuole superare delle sfide, vuole le sfide, vuole poterle superare. Il suo compiacimento dal gioco viene da questo. E con cosa? Qual è il suo strumento per superare queste sfide? Qual è l'oggetto che lui reputa lo strumento con cui farlo? Beh, il suo personaggio. In questa categoria, estremizzando, troviamo il power player, ad esempio, ma la sfida potrebbe anche essere una sfida sociale, una sfida di ingegno. La prima donna la intendo in un senso molto ampio, non solamente meccanico. Il punto è che l'interesse del giocatore è nell'avere un problema che lo sfidi, che porti il suo personaggio in una condizione di pressione. E riuscire a muoversi tramite il sistema o semplicemente anche tramite le scelte che vengono fatte fare al personaggio in un modo da poter superare la sfida. Quindi quello che vuole fare è avere alla fin fine un risultato che gli permetta di brillare. E da qui il punto che la prima donna vuole la luce su se stessa, vuole i riflettori su se stessa. Cosa di buono, cosa di controproducente questo profilo? Perché di ogni profilo andremo a dire poi aspetti positivi e negativi. Beh, aspetti positivi di questo tipo di giocatore è che è un buon traino per il gruppo e per il ritmo di ciò che andiamo a fare. La prima donna non necessariamente magari è irruenta, però appunto l'aggressività nel voler risolvere un problema lo porta a fare un piano, lo porta ad agire. Quindi, quando la situazione tende a languire, tende a rallentare, la prima donna magari è colui che schiaccia sull'acceleratore e fa succedere cose e porta avanti la nostra storia. Un'altra cosa della prima donna è che tende a, se incanala positivamente come dire, la sua visione del gioco, a creare personaggi che hanno una forte drive, una forte presenza in fiction perché ad esempio il fatto che voi amiate costruire il vostro personaggio sul fatto che egli sia il miglior arciere del regno, nel momento in cui
questa vostra passione la esplicitate in fiction e il vostro personaggio va in giro dicendo io voglio diventare il miglior arciere del regno, questo crea un sacco di ganci, un sacco di interessanti modi per portare avanti la trama, per appassionare quel giocatore. Alla fin fine è la base di ogni shonen. Cose negative che possiamo avere di fronte alla prima donna? Beh, la prima donna tende ovviamente per definizione a voler essere il protagonista, quindi se la situazione gli sfugge di mano, il giocatore che si riconosce nella prima donna tende a rubare spazio agli altri giocatori, quindi a essere sempre in mezzo e non lasciare alla fin fine magari margine a giocatori un po' più timidi, un po' meno agonisti, di dire la loro. Altra cosa è fin troppo concentrato sul proprio personaggio e quindi potrebbe alla fin fine pensare di dover risolvere tutto quanto lui e che la sua visione delle cose, la visione del suo personaggio sia l'unica, l'unica possibile, l'unica esistente al tavolo. Chiuso qui velocemente il profilo della prima donna, passiamo allo stratega. Lo stratega ha alla fin fine lo stesso divertimento della prima donna, cioè il fatto di essere sfidato e riuscire a superare queste sfide, ma il suo strumento di gioco non è più il suo personaggio, ma è il gruppo, il party. Lo stratega è quello che conosce le schede altrui, quello che guarda le statistiche degli altri, quello che suggerisce agli altri cosa possono fare in modo da costruire una strategia organica che gli permetta di risolvere la sfida. Se vogliamo, questo approccio è quello che più si avvicina ad un board gamer che ragiona sul fatto di analizzare la sfida e analizzare le risorse a disposizione in maniera organica. Siamo tutti in questa barca, dobbiamo vincere come gruppo e quindi come in un collaborativo, un borghese collaborativo, dobbiamo tutti quanti essere consapevoli delle risorse altrui. Pro e contro dello stratega. Allora, lo stratega sicuramente di pro, di vantaggio al fatto che può muovere molto bene l'unità di gruppo, può creare momenti di fiction molto importanti, molto interessanti grazie al teamwork che lui spinge e suggerisce agli altri, come anche può essere un ottimo sprone per magari i giocatori che non hanno il tempo di focalizzarsi troppo sul regolamento, di conoscere bene, magari di non conoscere bene neanche il loro proprio personaggio, hanno appena acquisito una nuova lista di incantesimi e devono prendere familiarità. Ecco, lo stratega nella sua fissazione di conoscere le regole del gioco per poterlo vincere potrebbe essere quello che suggerisce, quello che guida i primi passi magari in questa nuova lista di incantesimi, oppure quello che ricorda un'opzione di personaggio che magari io stesso ho dimenticato a riguardo del mio personaggio. Quindi in qualche modo può facilitare il lavoro del GM e le azioni di tutti facendo un po' da allenatore in campo. Ovviamente i contro di questo aspetto sono già evidenti nel momento in cui diciamo gli aspetti positivi, perché se cediamo anche solo di una virgola su questi atteggiamenti, il problema è che lo stratega va a violare le agenzie altrui, va a fare pressioni perché quel personaggio faccia quella determinata azione che lui reputa essere la soluzione ottima, andando magari a scontrarsi con l'intenzione di un giocatore che volontariamente vuole fare una scelta subottimale, semplicemente magari per interpretazione. Esempio banale, il giocatore decide che il mio personaggio questo round non fa niente, è talmente atterrito, talmente bloccato dalla situazione che si trova davanti che in modo irrazionale non riesce ad agire. Questa è una scelta ammissibile e anzi legittima di interpretazione del giocatore rispetto del suo personaggio. Lo stratega probabilmente, se cede appunto alla sua visione del gioco, combatterà con le unghie e coi denti perché io non perda il mio turno durante questo combattimento, perché il fatto che io perda un turno va a ledere le sue possibilità di vittoria. Quindi
lo stratega tende a derivare, a sfociare nella violazione dell'agency altrui, in quanto appunto vede come strumento tutti i personaggi e dal suggerire al tentare di imporre il passo è breve, quindi alla fin fine violando quella che è la libertà degli altri. Abbiamo visto i primi due profili, quindi la prima donna e lo stratega, che vogliono dal gioco le sfide e vogliono affrontare le sfide. Adesso passiamo alle altre due categorie che fanno la coppia con questi, che sono invece i profili dei giocatori che vogliono principalmente narrare una storia. E quindi il primo di tutti è il giocatore attore, che vuole narrare una storia e lo strumento per farlo è il suo personaggio. Quindi è un giocatore molto focalizzato su quello che è l'interpretazione del suo personaggio, l'approfondimento psicologico, quello che è anche se vogliamo, il dramma interiore e le relazioni esteriori del personaggio con il mondo. Gli effetti positivi di un giocatore attore al tavolo sono palesi, perché è quello che purtroppo a volte passa come il bel gioco. Come se esistesse alla fin fine una graduatoria tra gioco di classe A, B, C e D. Contro questo io mi batto, a tutti gli effetti non c'è un buon gioco. Però diciamo un gioco molto interpretativo che va verso, ammicca al teatro di improvvisazione. È un giocatore che ama molto le parti alla fin fine che danno spazio alla sua interpretazione, quindi anche semplicemente dei downtime in cui non sta succedendo niente, ma sono il frame in cui lui può parlare dei sentimenti, della visione emotiva che il suo personaggio ha della scena. Pro e contro di questa attitudine al tavolo sono, partendo dagli aspetti positivi, il fatto che questo tipo di giocatore è un ottimo sprone per altri giocatori, sia altri giocatori inteso come personaggi giocanti, sia come PNG, personaggi che tiene il GM, per creare interazione. Avere questo giocatore al tavolo crea dei momenti in cui anche gli altri giocatori saranno stimolati ad approfondire questo tipo di tematiche emotive, interiori, e dà al GM la possibilità di fare altrettanto, di approfondire le condizioni relazionali, emotive dei personaggi non giocanti, dando un certo tipo di spessore a tutta quanta la trama, a tutti gli eventi. Il contro di questo tipo di approccio, che è anche questo, non è esente da avere delle derive negative al gioco, è che se ci appassioniamo troppo all'aspetto interpretativo, potremmo dimenticarci che il nostro non è alla fin fine un teatro su canovaccio. Stiamo giocando a un gioco con delle regole e quindi abbiamo come dire, l'estremizzazione in cui un giocatore attore vede nelle regole un nemico. Le regole vogliono dirmi come sta il mio personaggio, quando invece io sono l'unico a poter decidere come il mio personaggio vive questa storia. Quindi il giocatore attore potrebbe arrivare ad avere una nausea, un rifiuto per quelle che sono le meccaniche regolistiche e di contro, all'opposto in qualche modo della prima donna, potrebbe far rallentare eccessivamente l'azione all'interno del gioco. Mentre la prima donna è quello che a un certo punto rovescia il tavolo e fa partire una scena d'azione, il giocatore attore potrebbe portare avanti quella conversazione per un tempo indefinito, dando semplicemente spazio di interpretazione al suo personaggio. Questo è comunque un effetto contrario, perché a tutti gli effetti siamo qui per giocare, anche per usare un regolamento, e se questo regolamento, ma non necessariamente andiamo a finire in un combattimento, ma che sia anche un diverbio sociale, ma allora andiamo ad utilizzare delle regole per il diverbio sociale. Alla fin fine siamo qui a fare un gioco regolato e le regole non possono essere viste come contrarie al gioco.
Forse, se semplicemente non ci piacciono, dobbiamo cambiare gioco, ma nell'ambito di un gioco di ruolo non possiamo mai screditare le regole. Il passo successivo al giocatore-attore è di nuovo un giocatore che ha come obiettivo lo svolgimento della fiction, quindi in contrasto con la prima donna e lo stratega, ha in comune questo obiettivo insieme con il giocatore-attore, ma vede come strumento per svolgere questa cosa non l'interiorità del PG, ma l'insieme della storia che stiamo svolgendo. Quindi, al posto di chiudersi all'interno del suo personaggio, tende a stare esternamente al suo personaggio, guardare la storia con gli occhi di un regista, e infatti questo personaggio lo chiameremo, questo giocatore lo chiameremo lo sceneggiatore. Lo sceneggiatore ha come obiettivo il fatto di ottenere una bella storia, e lo farà tramite il suo personaggio e anche magari suggerendo agli altri giocatori determinate azioni, determinate circostanze, e tentando di forzare il passo della storia nella sua direzione. Il giocatore sceneggiatore è quello che, di fronte a una uscita da una situazione di crisi che gli viene presentata e che sarebbe effettivamente vantaggiosa per tutti, e che il suo personaggio non avrebbe motivo di rifiutare, perché alla fin fine, nel momento in cui abbiamo la possibilità di semplificarci la vita, ogni essere ragionevole tende ad accettarla. Ecco, il giocatore sceneggiatore potrebbe rifiutare questa offerta semplicemente perché nella sua visione della sceneggiatura, nella sua visione del ritmo della storia che stiamo raccontando, è il momento di creare una crisi. Rimettere di nuovo carne sul fuoco, dare di nuovo un giro a quello che è il ritmo di tensione e rilascio che porta alla fin fine la tensione della nostra storia. Quindi lo sceneggiatore alla fin fine cosa ha di positivo? Che, avendo un'attenzione per la storia nel suo insieme, magari non cadrà in quello che potrebbe essere invece il peccato del giocatore attore, quindi nell'eccessiva autoreferenzialità del suo personaggio. Tenderà a tagliare le scene nel momento in cui queste rallentano e cose così. Quindi, dal punto di vista degli aspetti positivi, è un ottimo aiuto per il master per tenere un passo della narrazione mantenga un buon rapporto con i contenuti, un buon gusto estetico della narrazione. Di contro abbiamo che potrebbe a un certo punto voler appropriarsi di questo diritto di narrazione, che invece è corale tra tutti quanti. Un conto è avere qualcuno che ogni tanto guarda la cartina e controlla che tutti quanti stiamo andando nella direzione giusta, un conto è avere qualcuno che impone la strada e impone anche quando fermarsi, a quale autogrill e che monumento dobbiamo fotografare tutti quanti contemporaneamente. Quindi questi sono alla fin fine gli estremi, pro e contro, che sono alla fin fine la stessa cosa, ma se misurata è un aspetto positivo, se lasciata libera all'ego di chi la applica in modo smodato diventa una cosa negativa. Un'altra cosa negativa che può portare un eccesso di attenzione nei confronti della sceneggiatura, della storia a discapito del personaggio, è che magari il personaggio potrebbe comportarsi in modo irrazionale, in modo dal punto di vista interpretativo strano o discostante. Cioè, l'azione, lo sceneggiatore fa quello che reputo più interessante in questo momento, a differenza dell'attore che invece fa quello che farebbe il mio personaggio, visto il suo stato interiore ed emotivo, in questa situazione, che, giusto a completare l'elenco, è diverso ancora da quello che farebbe la prima donna, che è quello che mi permette di ottenere vantaggio o attenzione, oppure quello che farebbe lo stratega, che risponde alla domanda qual è l'azione che porta miglior vantaggio all'intero gruppo nel superare questa sfida. Quindi
come vedete, ognuno di questi quattro profili risponde alla domanda cosa fai secondo un percorso, secondo una visione totalmente diversa. A concludere, ritorno sulle rimarche iniziali, nessuno di questi caricature esiste in realtà, però sono magari suggestioni, influenze che tutti quanti noi tendiamo di portare al tavolo, magari con enfasi diverse, con un mix in proporzioni diverse, ma che magari tutti quanti noi prima o poi abbiamo sperimentato. La tentazione di il mio personaggio farebbe questo, però dannazione, rule of cool, sarebbe molto interessante se il mio personaggio farebbe quest'altro. E questo pensiero è lo sceneggiatore che ce lo suggerisce, piuttosto del suggerire a un altro giocatore se tu fai questo, allora lui poi puoi fare quello, e quindi chiudiamo questo conflitto chiudiamo un conflitto molto velocemente e con un ottimo risultato. E questo invece è lo stratega che parla. Tutti quanti noi abbiamo queste vocine, solo che magari qualcuna parla più forte di altre. A cosa serve tutto questo? Beh, serve nell'ottica poi del contratto sociale a ricordare che tutti noi cerchiamo nel gioco di ruolo qualcosa di estremamente personale, estremamente specifico, e ognuno di noi cerca qualcosa di diverso. È importante arrivare alla consapevolezza di quello che vogliamo noi dal gioco di ruolo, dal gioco che stiamo per iniziare con il nostro gruppo, nel momento in cui ci troviamo appunto ad accettare quello che è il patto sociale. Prima di tutto, per poter mediare i nostri desideri con le altre persone, dobbiamo essere consci di quello che per noi vuol dire giocare di ruolo. La soddisfazione, il piacere di giocare di ruolo per me è, dovete trovare la risposta che riempia questa frase. E ricordatevi, lo dico io in primis perché mi definisco in questa categoria, la risposta può non essere unica. Io posso amare, e lo faccio, un regolamento come Savage World, che è un regolamento molto crunchy, che mi dà comunque un piacere della sfida, del ritmo, della storia tra una scena di combattimento e una di inseguimento, e magari un conflitto sociale regolamentato a dadi che esplodono e fish che vanno sul tavolo. In questo piacere estremamente meccanico, estremamente giocattoloso, e io stesso posso amare follemente in questo periodo i giochi di Robbins, quindi Microscope e Fallout, da un punto di vista di puro sceneggiatore, perché in questi giochi il profilo, il ruolo del personaggio comincia a diventare via via sempre minore, quindi non siamo più neanche nella categoria dell'attore, e quello che ci resta è quasi pura sceneggiatura, il piacere di raccontare, di costruire una bella storia che ci appaghi, che ci sorprenda. Quindi ognuno di voi può amare tutti questi atteggiamenti al tavolo, ma poi dovete comunque porvi il problema nello specifico gioco che state per approcciare, quali di questi corrisponde alle vostre aspettative. Se io mi sedessi al tavolo di Savage World, pur amandolo, però con l'obiettivo di essere un giocatore attore nel bel mezzo di un gruppo di strateghi, questo pone già le basi per degli attriti. Se volessi fare viceversa la prima donna in un gioco narrativo e collaborativo come appunto Microscope, questo sarebbe deleterio perché appunto i miei interessi, le mie aspettative di soddisfazione sono molto lontane da quelle del gioco e probabilmente da quelle degli altri giocatori. Quindi, per concludere, ecco come il fatto che esistano profili diversi di giocatori va ad impattare su quello che è il patto sociale, e di questo andremo poi a parlare alla fine del video. Prima di arrivare a questo, però, dobbiamo parlare di un'altra persona che è seduta al tavolo, che è il Game Master. Il Master che ha o non ha un ruolo diverso dagli altri giocatori? Questa è la domanda che ci poniamo nel prossimo video, questo è quello che andremo a rispondere. Intanto buon proseguimento, buon viaggio, grazie di aver ascoltato questa lunghissima disamina che come sempre mi sfugge di mano a riguardo dei profili di giocatori, però
che possono esistere. Ultimo post credit, diciamo, ho lasciato volontariamente a parte dei profili dichiaratamente non costruttivi, quindi ad esempio il power player, quando questo diventa estremo, ho lasciato da parte il Murder Robo che uccide chiunque dopo le prime due battute di interazione, ho lasciato da parte il giocatore che per intento vuole rompere il gioco. E che quindi vede il gioco come un esperimento in cui tentare cose abbastanza a caso. Tutti questi profili li ho lasciati da parte, li considero cose estremamente specifiche e non funzionali al discorso che andiamo a trattare. Magari, se è vostro interesse, fatemi sapere, aiuteremo, ne parleremo più avanti in un altro video, in un'altra sessione. Intanto questo viaggio, appunto, giunge al termine, grazie di aver ascoltato questa playlist, grazie di bazzicare sul canale Gente di Ruolo. Se vi va, datemi una mano a farlo conoscere, passate un po' di link in giro e al prossimo viaggio. Buon proseguimento!